Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio recensirvi tre multimetri, sono tutte e tre della B-Side, mi sono stati inviati appositamente per farvi conoscere, sono multimetri smart, digitali e tutte e tre condividono la stessa caratteristica. Quindi funzionano senza contatto, funzionano in automatico, sono facili da utilizzare. E quindi oggi vi farò vedere approfittando del fatto che sto cercando di ripristinare delle batterie, che già vi ho fatto vedere in un'altra recensione, ormai praticamente morte andate, con le decaricabatterie che dovrebbero riuscire a ripararle. Comunque approfittiamo del fatto che ci siano queste batterie per vedere se corrispondono come misurazione. Vi farò vedere tutte le particolarità che hanno, il loro funzionamento, eccetera. Ma quanto costano? Circa 20 euro, da 20 a 25 euro ciascuno. E sono davvero dei prodotti validi. Quindi cambiamo inquadratura e vediamo come sono fatti. Iniziamo. Vediamo quindi di cosa si tratta. Del multimetro B-side A1, multimetro B-side Z1. E il multimetro B-side A3X che viene venduto pure all'interno di questo cofanetto con la cerniera. Vi lascio il link nel primo commento nella descrizione. Spero anche di ottenere un codice di sconto per farveli pagare un po' di meno, anche se il prezzo è molto conveniente. Considerate sempre che sono degli oggetti per utilizzo hobbistico, ma per quanto riguarda la precisione, ragazzi, si comportano davvero molto bene. Allora, il primo che voglio farvi vedere è questo, che, ragazzi, è quello che mi ha fatto innamorare, perché ha un grande display, si accende premendo questa parte. Abbiamo delle belle scritte, grandi pure la temperatura e quindi la possibilità di utilizzarlo comodamente pure poggiandolo su una superficie e poi manovrando sui puntali con comodità perché sarà sempre visibile, quindi orientato verso di noi. Questi due invece hanno la parte posteriore rotonda, quindi una volta poggiato su una superficie, ovviamente cadranno a destra o a sinistra. Comunque, anche questi funzionamento semplicissimo. Si preme il tastino di accensione, c'è un display molto più piccolo, ma come vedete ben leggibile e molto chiaro. E tutte e tre hanno la possibilità di poter variare le varie funzioni premendo il tastino sell. Quindi accendiamo anche questo. Pure questo con un bel display che ci permette di vedere bene il tutto, quindi vi faccio l'esempio con questo. Premendo il tastino SEL, quindi come vedete scorriamo fra le varie funzioni, ma è possibile utilizzarlo pure in modalità automatica, quindi senza dover selezionare nulla, riconosce automaticamente quello che vogliamo misurare. E questo in particolare ha in dotazione all'interno della confezione degli accessori molto comodi, quindi questi due particolari contatti. Nella parte interna vediamo che c'è un coccodrillo con la possibilità di alloggiare la punta del nostro puntale. Quindi si inserisce all'interno e da questa parte possiamo utilizzare il coccodrillo e molte volte mi è capitato di costruirmi degli accrochi con dei coccodrilli collegati ai puntali. Qua abbiamo la possibilità di avere già il tutto ben isolato, quindi facile da utilizzare. Ma non viene dato in dotazione solamente questo tipo di puntale, ma anche quest'altro tipo molto sottile, molto appuntito, che va messo in questo modo. Quindi si inserisce così, ha anche un'ottima tenuta. Quindi ci permette di utilizzarlo in tutte quelle zone dove è necessario avere una punta così sottile e così appuntita. O nel caso in cui si possa fare, possiamo anche perforare la guaina di un eventuale cavo e quindi arrivare direttamente ai contatti. Come avete visto, è possibile rimuovere questa protezione e quindi passare da una protezione a un'altra semplicemente in un gesto. Ovviamente, per una questione di tempo, non potrò fare tutte le prove che si possono fare con questi multimetri. Soprattutto, non potrò farli con ognuno di loro. Ma vi farò vedere a campione, insomma, alcune funzioni e i vari test. Quindi, per esempio, premendo il tastino SEL e mantenendolo premuto, abbiamo la possibilità di accendere la luce. In questo modo abbiamo illuminato il display, ma abbiamo anche azionato il LED sulla parte frontale, che ci permette di avere una buona visibilità non elevatissima. Perché effettivamente è un LED che proietta un fascio molto piccolo, quindi questo cerchietto, ma in caso di mancanza di luce, comunque ci permette di vedere meglio. Soprattutto quello che ci interessa è vedere bene il display. Su questo invece abbiamo un'illuminazione un pochettino più importante perché si accende tutta questa parte frontale e quindi riusciamo ad illuminare sia frontalmente che anche un poco lateralmente. Si crea un alone che illumina pure la zona circostante a quella dove punta il LED. Quest'altro invece ha pure un piccolo LED nella parte frontale. Che una volta acceso, emetterà una piccolissima luce. Però guardate il display quanto è luminoso, ragazzi! È davvero ben leggibile mi piace tantissimo. Ora facciamo subito una prova di precisione. Non ho intenzione di fare chissà quale esperimento scientifico, <ride> ma mi limiterò semplicemente a misurare la tensione di questa batteria e vedere se tutte e tre ci danno lo stesso risultato. Quindi, in questo caso, impostato in modalità automatica, vediamo la tensione che ci risulta 12,82. Adesso facciamo la prova anche con quest'altro, per poter misurare con questo dobbiamo utilizzare direttamente il multimetro come se fosse un puntale, quindi accendo la luce in modo che si possa vedere un po' meglio. Ragazzi abbiamo 12 e 82, stesso risultato identico, quindi sono tarati bene, ho già fatto diverse prove, anche questo impostato su automatico, accendiamo la luminosità e facciamo la stessa misurazione. Anche con questo abbiamo 12,84, quindi una piccolissima differenza, diciamo che sono praticamente uguali, un minimo di differenza è totalmente tollerabile, soprattutto su questi multimetri di fascia economica, però vi faccio vedere anche questo, costa un po' di più testato con strumenti professionali, in realtà è ha sempre dato il risultato perfetto, vediamo quanto risulta, 12,83, quindi una via di mezzo perfetta, diciamo che alla fine sono praticamente identici. Quindi, per quanto riguarda la precisione, ci siamo, danno un ottimo risultato dandoci perfettamente la tensione residua di questa batteria. Abbiamo anche però la possibilità di utilizzare alcune funzioni no contact oppure di utilizzarlo come cercafase. Vi faccio vedere subito utilizzando il solito accrocco che ormai conoscete e che utilizzo ogni volta che faccio una prova con dei multimetri. E allora, innanzitutto ci tengo a precisare che sto lavorando con la corrente alternata 220 volt, quindi non fate nulla quando non siete sicuri di ciò che state facendo, perché con la corrente non si gioca. Quindi dobbiamo cambiare tramite il tasto selezione e andare su live. Abbiamo la possibilità di utilizzarlo come cerca fase mettendo il puntale direttamente sui contatti. Quindi mi indica correttamente che da questa parte abbiamo la fase. Se io faccio la prova da questa parte non mi risulta nulla. Per poter utilizzare la funzione senza contatto dobbiamo andare sempre sul live e poi con questo tastino variare, tipo in questo modo, come vedete è molto sensibile. Quindi, se io mi avvicino, mi indica direttamente che da questa parte devo stare attento. Ma se io imposto invece la modalità più bassa, quindi low, abbiamo la possibilità di avvicinarci. In questo caso mi indica che siamo vicini alla fase, ma comunque non è questa. Ve lo faccio vedere meglio da questa parte. qua abbiamo la fase, e qua invece abbiamo il neutro. Quindi funziona come cerca fase, avvicinandomi in questo caso impostato con una sensibilità bassa, mi lampeggia. E emette questo beep e diventa di colore rosso solo se io tocco invece variando la modalità in questo modo anche senza contatto si accende man mano che io mi vado avvicinando da questa parte non si accende di colore rosso e da quest'altra parte si sì. facciamo la prova con dei fili molto vicini Ok, senza contatto, anche con dei fili vicini, riesce a distinguere di quale si tratta. Abbiamo anche la funzione di continuità, quindi toccando i due puntali emette un beep molto forte. E questo come sapete serve per trovare la continuità in un circuito e capire per esempio dove si interrompe un contatto eccetera. Ma guardiamo anche gli altri, su questo abbiamo già visto queste funzioni. Passiamo a quest'altro e facciamo pure un paio di prove. Quindi andiamo direttamente sulla modalità live, scegliamo la modalità alta, ci avviciniamo da questa parte e abbiamo il segnale della fase. Da questa parte se invece non abbiamo alcun segnale proviamo toccando il cavo così. È così. Quindi mi indica comunque sempre che bisogna stare attenti, c'è anche una linea progressiva che va aumentando man mano che io mi avvicino. Ok, questo è meno preciso dell'altro, devo essere sincero. Meno reattivo anche impostato in modalità più sensibile. Però comunque funziona. Allora, guardiamo pure su questo la modalità con la continuità E anche in questo caso questo è meno reattivo nel mettere il bip, quello invece era molto più veloce. Come vedete se io tocco e stacco subito il bip non viene messo. Ok, però mantenendolo a contatto mezzo secondo il bip viene messo anche con un volume abbastanza elevato. Adesso guardiamo qualche altra funzione, rimuovo la protezione dalla parte frontale e facciamo subito una prova per vedere il risultato. Testandolo con la corrente alternata, ma lasciamolo in automatico, vediamo come si comporta in questo modo: mm. ok, 227 volt, quindi eh, ha perso un pochettino di tempo in automatico per riconoscere, insomma, quello che gli stavo richiedendo. Però alla fine il risultato è corretto, 227 V e appare pure questa colorazione rossa che ci avvisa comunque di stare attenti. Ovviamente possiamo anche misurare Ohm, resistenze, possiamo misurare Diodi, tutto quello che vogliamo. E ora vediamo quest'altro, quindi modalità automatica, facciamo subito la stessa prova e vediamo quanto tempo perde per dirci cosa stiamo facendo e quindi darci anche il risultato. Vediamo se lo capisce subito. Questo è molto più veloce ok quindi funziona correttamente facciamo qualche altra prova misuriamo i hertz ok 49 e 80 quindi proviamo qualche altra cosa facciamo la prova per la continuità vediamo in automatico quanto tempo perde in automatico perde un poco di tempo perché deve capire cosa stiamo facendo proviamo invece in modalità manuale e vediamo quanto tempo perde in questa circostanza anche in questo caso perde quel mezzo secondo quindi dobbiamo avere la pazienza sì non è proprio velocissimo però anche questo funziona bene adesso facciamo una prova per vedere la modalità live quindi scorrendo con il tastino sell arriviamo su VAT ok se invece mi sposto su quello di colore blu abbiamo questo lampeggio verde e un bip un pochettino meno esaltato. Quindi Vedete la differenza? Questi due modelli con questa forma a penna hanno una categoria 2 600 volt. Questa invece ha una categoria 2 600 volt e categoria 3 300 volt. E per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di ognuno di loro, vi rimando al sito del venditore perché stare a leggere il manuale con tutte le varie caratteristiche per ognuno di loro, ragazzi, richiederebbe troppo tempo. Comunque, il mio preferito è questo. Questo non vedete troppo, Beside A1, piccolo compatto con questo grande display, la possibilità di vedere la temperatura ambientale. Questi funzionano pure bene, ma io ve lo devo dire. Questo per me è il mio preferito, mi piace di più di tutti. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad andare a guardare giù il link per vedere se riesco a ottenere anche un codice di sconto. Cliccate pure sulla campanella, sul pollice giallo e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.